ragazzi, altro video en plein air, sempre domenicale. Questo film che si chiama The Hunter, perché colpisce? Vabbè, intanto per l'interpretazione sopraffina di Willem Dafoe, di cui si possono ricordare anche interpretazioni di Pasolini, del film di Abel Ferrara, e insomma ruoli di grandissimo valore, come anche Gesù nella Passione di Cristo e anche altri film. Vabbè, quello che importa è qui vedere Defoe in un film finanziato dal governo australiano proprio per rilanciare la natura, la flora, la fauna della Tasmania. Sostanzialmente non si tratta di un vero e proprio cacciatore, si tratta di qualcuno che più che altro cerca un mistero, cerca di scoprire come mai questa specie si è estinta e se ancora esistono esemplari di questa specie, quindi più che altro un viaggio esplorativo di un'isola relativamente piccola, suppongo come la Tasmania, ma piena di boschi e foreste impenetrabili, a volte addirittura mai toccate dall'essere umano, e per questo forse riserve dove si è rifugiata in solitudine le ultime appartenenti a questa specie. Questo sicuramente è una metafora della solitudine anche dello stesso viaggiatore che percorre questa ricerca e che piano piano riesce a capire se questa specie esiste ancora grazie a delle fotografie, delle esplorazioni, una vita di sopravvivenza fatta di fuochi, di capacità comunque anche di vivere in mezzo alla natura, di essere insomma autosufficienti in maniera totalmente primitiva, ma ovviamente la maggior parte della bellezza del film proviene dai paesaggi incontaminati e probabilmente mai visti su film, tranne che in questo caso in cui appunto il governo dell'isola ha permesso di vedere questi paesaggi. E questo è importantissimo perché comunque si tratta di mostrare la solitudine anche e la sopravvivenza quasi poetica di un cacciatore che non è più tale.